Dopo circa un mese Felice Marotta lascia l'incarico di presidente dell'ASI, non ci sono le condizioni economiche adeguate per andare avanti? Sì, come ho detto, le condizioni economiche per andare avanti non ci sono, sono condizioni disastrose, non recuperabili in tempi brevi o medi. Per cui è indispensabile a mio parere che ci sia un organo straordinario che provveda che tenti di condurre questo ente almeno fino alla costituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo, la cui legge è in corso di esame presso gli organi della regione. Lei auspica quindi un periodo di commissariamento straordinario? Sì, lo auspico e l'ho chiesto con le mie dimissioni al Presidente della Campania, perché provveda, ovviamente previo verifica degli uffici regionali se ne ricorrono le condizioni, la nomina di un commissario che appunto provveda con un'amministrazione straordinaria e attingendo a contributi, perché sennò voglio dire non è che fa miracoli il commissario, dovrebbe attingere a contributi regionali o richiedere una modifica della legge che diciamo vincola i contributi ancora residui esistenti su un conto dell'ASI, li vincola a investimenti sulle aree del Cadreto, li svincoli completamente e ne consenta l'utilizzazione per le spese correnti. Qual è invece la situazione della CGS? La situazione del CGS diciamo che ripete un poco quella dell'ASI, che è il socio unico del CGS. È una situazione che diciamo è condizionata un poco proprio dalla natura dei servizi che assicura il CGS, quindi questa è una società che ha sempre sofferto, è stata sempre in difficoltà economiche fin dalla sua nascita, tant'è che era assistita da contributi ministeriali fino al 2006 ed inoltre dovrebbe apporre dei correttivi alla struttura societaria, non so, e fare un piano industriale che in un periodo di 5 anni conduca al risanamento di questa società. Ma il punto debole è quello di una convenzione in essere che è stata sottoscritta nel 2014, che a mio parere è vessatoria per la società. È una convenzione capestro che prevede oneri insostenibili dalla società, quali la manutenzione straordinaria delle infrastrutture, delle strade, dei ponti, degli impianti di depurazione, manutenzione straordinaria parliamo, che di norma diciamo deve assicurare l'ente proprietario. Qui è stato chiesto, ed inoltre dovrebbe pagare anche un canone all'ASI fino a 500.000 euro, non credo, non. Inizia da 80.000 all'anno per poi gradualmente aumentare fino a 500.000 euro. Sono condizioni che non dovevano essere accettate, che non mi spiego perché l'ASI ha ritenuto di fare una convenzione di questo tipo.